invece è un poema che è molto lontano dall'essere un'operazione teatrale esotica o men che mai intellettuale. Noi cerchiamo di lavorare su una narrazione integrale di uno scritto che si presta benissimo a uno spettacolo. C'è una grande modernità, una essenzialità nella scrittura, diciamo, sumero-accadica, e c'è una domanda fondamentale che è il rapporto di un uomo, in questo caso un sovrano, con la propria vita e con la propria morte, posta in termini molto attivi, soprattutto nei confronti di chi legge o in questo caso di chi guarda. Gli abitanti di Uruk lo guardavano, eccolo l'uomo del destino, colui che sarà capace di fronteggiare Gilgamesh. Le parole che vengono utilizzate sono assolutamente, come dire, analoghe anche nella struttura alla qualità della scrittura dei sumeri o degli accadici, che è una scrittura semplice come per esempio semplice quella degli orientali, dei giapponesi, degli haiku. Lascia cioè all'essenzialità e alla possibilità dello spettatore di creare una propria sintesi uno spazio importante. Enkidu sembrava ora riposare. Ma quando Gilgamesh cercò di svegliarlo, non rispose. Potremmo dire che è un romanzo di formazione, anche se è un'epopea, quindi insomma, romanzo è già una cosa molto più tarda e anche di formazione. Qui direi quasi che è di distruzione o di deformità dell'eroe, che appunto attraverso una serie di esperienze arriva alla conclusione di essere un'entità provvisoria. Un tempo quello che lo muoveva era la conquista della fama, la conservazione del suo nome, la gloria. E però a un certo punto, quando ha l'incontro con la morte dell'amico, che viene vegliato per più giorni e quindi addirittura arrivare a vedere la decomposizione dell'amico, come siamo fragili, come siamo fatti come tavolette d'argilla che si sgretolano, nel momento in cui si rende conto che torniamo polvere e che non riuscirà mai a conquistare la vita eterna, a quel punto deve accettare la sua condizione di essere mortale. Colpisci Gilgamesh, colpisci! Ora, uccidilo! La foresta sarà nostra! La proposta che ci ha fatto Giovanni è stata quella di appunto confrontarci con questo poema antichissimo che è venuto fuori dallo studio di una tavoletta con dei segni cuneiformi, quindi è qualcosa che è apparentemente distante. Invece il confronto con quello che è venuto fuori lentamente, con la ricerca degli archeologi, dei grafologi, degli studiosi, che è arrivato fino a noi con questa storia così commovente e anche piena di spiritualità, è stato come un bambino che gioca con un nuovo giocattolo. È la felicità che prende un bambino, è la stessa felicità con cui io ogni sera dico quelle parole, perché sono delle parole che hanno un peso che ci viene dai secoli, e per cui è come se in quelle parole ci fosse la storia di tutta l'umanità.